Ho un bel giardino a pianta quadrata e ho deciso di realizzare una recinzione rigida di metallo, una recinzione a maglia metallica bella tesa, quello che voglio. Mi piacerebbe proteggere questo perimetro in modo che io sia già avvisato dello scavalcamento di esso da parte di una persona non autorizzata. È possibile? Alcuni mi hanno sconsigliato questo tipo di soluzione perché dà un sacco di falsi allarmi. Come posso procedere? È possibile. Premesso che non si fa un impianto solo perimetrale, quindi la protezione del solo perimetro non è da sola un sistema d'allarme sufficiente, ma è eventualmente un complemento ad un impianto interno che deve comunque proteggere la nostra abitazione. Vi sono diverse protezioni. Una delle aziende leader del settore in protezione di recinzioni e in generale di perimetri è la Dea Security qua di Santo Stefano di Magra, quindi una realtà ligure di cui sono molto orgoglioso. Nel loro catalogo troverete protezione sia per le griglie, quelle più morbide, sia per le cancellate, quelle rigide, sia un sistema anticalpestio che ovviamente va installato contestualmente alla realizzazione del pavimento del giardino perché va annegato nel calcestruzzo, la cui dimostrazione, se vi capitasse mai di averne bisogno, vi consiglio di andare a vedere perché è veramente una cosa che a me ha colpito tantissimo. Sono protezioni sicure, affidabili. E se installate bene, daranno allarme solo ed esclusivamente quando dovranno darlo. Alternative alle protezioni antivibrazioni o comunque di matrice sismica della DEA sono le barriere ad infrarossi a lunga portata. Vi cito due esempi che sono le Beam Tower della Tecnoalarm o le barriere Photon distribuite in Italia da 2V, che sono in grado di creare perimetri anche di distanze importanti e con altezze importanti, in modo da creare una recinzione di raggi infrarossi attorno al perimetro che vogliamo proteggere. Rispetto alla protezione precedente, queste barriere possono avere qualche problemino in più, soprattutto in zone con elevati problemi di nebbia. L'installazione va fatta con criterio. E ricordatevi anche che il perimetro deve essere perfettamente regolare. Non potremo utilizzarle se, per esempio, come abbiamo qua in Liguria, abbiamo delle recinzioni in forte pendenza. Chiaro, no? Come terza alternativa abbiamo delle barriere però a microonde. Anche queste esistono diverse aziende italiane ed europee che producono barriere a microonde che permettono di fare 80-100 metri. Sono ugualmente affidabili rispetto a quelle precedenti, non hanno problemi di nebbia, però potrebbero avere qualche problema se siamo in presenza di vegetazione. Anche in questo caso la visibilità ottica tra un'unità ricevente e un'unità trasmittente deve essere perfetta, perché chiaramente lavorano in combinazione le due unità. Le barriere a microonde, anche in questo caso abbiamo in Italia un grande esempio che è CIAS, che realizza prodotti di altissimo livello e che ci permette quindi di realizzare perimetri estremamente sicuri. Ribadisco, proteggere il perimetro è un'ottima idea, è un'ottima integrazione al vostro sistema d'allarme, ma non potete pensare di proteggere casa vostra solo col perimetro, perché queste protezioni, per quanto sicure, per quanto affidabili, possono essere eluse banalmente scavalcandole. La protezione del perimetro è un'ottima prima linea di difesa, ma se vi siete dati pena di realizzare una protezione del genere, è perché magari la vostra abitazione, la vostra azienda sono abitazioni ad alto rischio e quindi dovrete sicuramente integrare l'impianto d'allarme con un sistema perimetrale alle finestre e alle porte e con un sistema di volumetrici interni. Ciao!